Assessore Di Matteo, oggi importante incontro con i disabili di carrozzine determinate ma anche con altri disabili abruzzesi, perché si parla di questa importante graduatoria che avete ripristinato e questo nuovo bando che riguarda i disabili. Appena mi sono insediato io dissi che volevo fare guerra alle barriere architettoniche. Una delle iniziative che abbiamo portato a realizzarsi è ripristinare i bandi per le graduatorie per la legge 13. Allo stato attuale dei 495 domande, 225 sono state già finanziate con i soldi disponibili, stiamo raccogliendo le ulteriori risorse di circa 1.200.000 euro per completare il finanziamento di tutte le domande che si sono avute. Beh, intanto con grande entusiasmo dico che Carrozzine Determinate ha svolto un lavoro straordinario in tutta la regione. Oggi siamo qui in una conferenza stampa congiunta per dichiarare guerra totale alle barriere architettoniche. Non si può più intervenire per un pezzetto di asfalto di un gradino. Qui c'è la violazione dei diritti umani. L'assessore Donato Di Matteo ai lavori pubblici regionali ci ha ascoltato ed è perfettamente in linea con noi. Oggi approveremo una serie di linee guida che vanno tutte in questa linea. E c'è appunto, abbiamo sbloccato la legge 1389 per le barriere architettoniche di edifici privati, obbligheremo i comuni a non costruire più barriere con sanzioni altissime, cosa che la legge nazionale è molto carente, così come addirittura se i comuni non hanno attivato il famoso PEIBA, il piano per l'elezione delle barriere architettoniche, ne chiederemo il commissariamento così come la legge impone e dice. E poi ci sarà una campagna di sensibilizzazione per i parcheggi invalidi, perché troppo spesso l'inciviltà colpisce anche la disabilità.